Torna l'appuntamento con la rassegna del teatro al Polifunzionale di Ischia con i Divini Commedianti in Cose Turche. Saverio, uno spettacolo che già dal titolo lascia pensare che se ne vedranno delle belle. Sì, molto divertente, scorrevole, e sicuramente le persone non si annoieranno. Anche perché abbiamo la bravissima Alessandra che darà spettacolo, darà spettacolo. Saranno davvero cose turche, Claudio. Davvero cose turche per uno spettacolo di Semih Fayyad, che è l'autore del quale avete presentato uno spettacolo anche l'anno scorso. Sì, ci siamo trovati benissimo con le sue commedie perché sono molto veloci, molto comiche. Scorrono due atti in un attimo, non te ne accorgi quasi, perché c'è un via vai di personaggi incredibile, ne succedono davvero di tutti i colori. La scena si svolge in un casinò nell'Alta Italia, dove ci sono tutti i personaggi, o quasi, che sono napoletani. In primis una banda di ladri, composta da cinque persone, il cui capobanda è lui ovviamente, e poi ci saranno i personaggi del casinò. E ne succederanno davvero di tutti i colori, davvero cose turche. Saverio, insomma, mi sembra di capire che fai anche qui il malvivente, il cattivo. Sì, ormai mi hanno appioppato questo... Diciamo che vuole provare a fare il ladro, però fondamentalmente è un ladro buono, perché lui dice in una battuta della commedia: per fare le persone oneste bisogna avere i soldi. Noi, la nostra unica possibilità di fare soldi è rubare. E ti chiedo faccio una domanda in più, Saverio. L'anno scorso, dalla rassegna, voi avete avuto una... bellissima soddisfazione. Ti chiedo, per quello che può contare, per quello che possono contare ovviamente i premi, parliamo di premi simbolici in questa rassegna, ti chiedo, avete delle aspettative simili anche per quest'anno? Allora, la prima cosa per cui io faccio teatro è divertirmi. Se arriva qualcosa di buono ne sono contento, se arriva per tutta la compagnia, più che per il singolo, ne sono ancora più contento. E questo è lo spirito mio e di chi più o meno mi segue. E riesce a rimanere. Questo è lo spirito di chi ha creato i divini, perché chi ha creato i divini fondamentalmente vuole divertirsi, perché parliamoci chiaro, Claudio, se noi divertiamo il pubblico si diverte, se ci divertiamo noi il pubblico si diverte, quindi è tutto conseguenziale. Quindi 15, 16 e 17 marzo alle ore 21 al Polifunzionale di Ischia, Cose Turche.